tutte, benvenuto o bentornate sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di questo nuovo brand che si chiama Fox. È un brand che troverete sul sito della Global Fashion. Vi lascio comunque giù nell'info box i link per accedere, oltre ai codici sconto, perché avrete la spedizione, la pagherete solo 2 euro inserendo il codice che trovate giù, o comunque ve lo lascio anche scritto qua sopra. Con un minimo di 49 euro, oltre appunto al mio codice sconto del 10%. Allora, Fox è un brand ucraino, appunto, è stato studiato da master che sono nel mestiere da oltre 20 anni. Sono prodotti appunto che vengono dall'Ucraina, quindi non troverete ovviamente le scritte italiane, ma non vi preoccupate perché nel sito è tutto spiegato alla perfezione, sia lo scopo, a cosa serve, insomma c'è tutto sul sito, troverete tutta la descrizione ben precisa. Io ho qua qualcosina che vi voglio mostrare, quindi qualche colore, ci sono molte novità. E dopo voglio fare insieme a voi le unghie, proviamo il Builder Gel. Allora, partiamo da qualcosa di semplicissimo, appunto, che è il cleaner. Sapete che io adoro tantissimo quello della Global Fashion. Adesso proverò anche lui. Anche lui è a base di alcol isopropilico, quindi ottimo per andare a, diciamo, fa la funzione del nail prep ed idrata perfettamente la lamina. Quindi proverò anche lui e vi dirò. Sul sito si sono aggiunte le punte, alcune punte per la fresa. Allora, io qua ne ho alcune, ve le mostro. Allora, questa qui che è per la rimozione a fascia blu, c'è anche a fascia viola sul sito, ragazze, però la viola è estremamente forte, ok? Quindi consigliata più per materiali duri come può essere per esempio l'acrilico. E poi qua abbiamo altre 3 punte, 2 a fascia rossa e 1 a fascia blu. Vi ricordo, se non sapete comunque le fascette, loro utilizzo, io ho fatto un video sulle punte dove vi spiegavo un pochino di cose. Allora abbiamo qua la pallina e qua abbiamo, io la chiamo questa pesciolina e questa fiamma, oppure oliva, ci sono persone che la chiamano anche ad oliva e anche loro le andremo a provare insieme. Poi qua abbiamo 4 colori che voglio andare a stendere insieme a voi, così vediamo la coprenza. E poi un top. Questo qua è il top no wipe, quindi non ha dispersione. È da, se non sbaglio, 7 ml, ragazze. Sì, da 7 ml. Vi mostro la densità. Non è grossa come l'altro top, è molto più sottile, ma anche lui lo andremo a provare insieme. E poi abbiamo questi 4 colori che direi che li stendiamo per ultimo insieme. E voglio soffermarmi un attimo su questi 2 prodotti perché vi voglio spiegare qualcosina. Voglio partire proprio dal Builder Gel. Vi mostro la colorazione innanzitutto. Eccola qua. E la densità. Si livella perfettamente ed è un rosa non troppo, diciamo, forte, è molto naturale. E volevo leggere un attimo, la descrizione che c'è sul sito. È un gel universale adatto per ricostruzioni o refill, ha un colore rosa chiaro. Può essere utilizzato come monofase ma anche come sistema trifasico. Fornisce un'eccellente adesione sull'unghia naturale, mantiene perfettamente la curva C si autolivella. La composizione include nitrocellulosa e gomma che garantiscono proprietà elastiche del prodotto. Quindi non è assolutamente un prodotto rigido. In teoria quindi è adatto di più a unghiette, diciamo così, fragili e non forti, perché segue di più i movimenti dell'unghia, rimane appunto più elastico. Lui lo andremo a provare insieme, faremo una mandorlina. E poi, ragazze, voglio mostrarvi lei, che è l'air base. Anche su lei è molto interessante perché è la prima base che ha dentro questo materiale. Allora, non so se si riesce a vedere, ma è leggermente, diciamo, torbido.
Eccolo, vedete? Ve lo mostro un pochino più da vicino. E non sono fibre di vetro quelle che ha all'interno, ragazze. Adesso vi voglio anche di lui mostrare la descrizione. Anzi, ve lo lascio aperto qua. Allora, per semi permanente, gel e polygel. Quindi innanzitutto abbiamo una base che è universale. Riempie gli strati superficiali danneggiati dell'unghia, ripristinando la struttura della lamina ungueale. Il prodotto include wollastonite, credo che si dica così, che è un componente ecologico utilizzato per la prima volta nell'industria delle unghie della tecnologia e brevettata da Fox. La forma delle molecole e la proprietà della wollastonite fungono da riempitivo micro-rinforzante. La base risolve problemi di sollevamenti per unghie danneggiate o indebolite. La base ha ottime proprietà di adesione, migliora l'elasticità e la resistenza della copertura superiore, resistente agli sbalzi di temperatura. Quindi, è ottima, ragazze, se si ha una lamina particolarmente danneggiata. Quindi, per le magari per una signora, una cliente che si è strappata letteralmente il prodotto con i denti, oppure sono stati fatti errori di lima, di fresa, quindi abbiamo assottigliato la lamina. Questa base è perfetta ed è la prima base, ragazze, che ha dentro questo materiale, ok? Quindi sono super super curiosa di provarla, oltre al fatto che è adatta sia per gel, sia per semi permanente che per acrygel, quindi è universale. E anche lei la andremo a provare insieme. Poi per ultimo appunto, adesso andiamo a stendere insieme tutti e quattro i colori, ma sul sito ragazzi ce n'è un'infinità, così vediamo insieme la coprenza. Andiamo a stendere il primo colore. Sono colori pastello, ragazze. E si stendono divinamente. Anche la coprenza direi che è ottima. Numero 55, ragazze, che è un lilla. Vedete la scrivenza? E come in realtà si va a livellare perfettamente. Numero 56, ragazze. Eccolo qua. Numero 57. Che è un verde pastello. Eccoli qua, ragazze, queste qua sono tutti e quattro i colori stesi, un'unica passata in scala dal numero 54 al numero 57. E ora facciamo insieme le unghiette. Perfetto, ragazze, qui ho la mia unghietta dove andremo a lavorare. Vado a effettuare una manicure con questa puntina. Vado a inserirla nella fresa. Io ho una Marathon Champion 3, ragazze. Le punte fresa solitamente sono universali, si adattano un pochino a tutte. Sono già andata con il bastoncino d'arancio a spingere indietro tutte le cuticole. Procedo. A giri sempre bassi. E mi pulisco e mi apro bene il vallo laterale. Io non ho molte cuticole, in realtà non ho molte pellicine, quindi ho poco da lavorare. Una volta che ho finito di preparare l'unghia, quindi dopo la manicure, ho tagliato le pellicine in eccesso, ho messo i preparatori nel prep e binder, quindi a primer non acido. Vado a prendere l'air base. Pochissimo prodotto e lo vado a massaggiare sull'unghia. Dopodiché metto in lampada per 30 secondi. Sono andata già ad inserire la nail form, ho fatto quindi i taglietti e ho inserito perfettamente
la nail form. Adesso vado a fare prima l'allungamento, quindi utilizzeremo il builder gel Pink Baby con poco prodotto. Quindi lo scarico sempre qua, vado dritta fino al numero che dobbiamo fare, fino alla lunghezza scelta. Noi faremo una mandorla, quindi abbiamo bisogno di un po' di lunghezza, altrimenti non ci usciranno i laterali. E poi mi porto piano piano il prodotto da un lato all'altro. Se ho bisogno mi prendo altro gel, ma in genere, ragazzi, l'allungamento è meglio farlo molto sottile. E vado a fare la stessa cosa nell'altro angolino. Mi raccomando, i laterali sono da coprire perfettamente, altrimenti lì si spezza. Vedete che si autolivella perfettamente, non lascia solchi. Sono in lampada, ragazze, quando passano circa 10-15 secondi più o meno, esco e vado leggermente a pinzare. Poco poco, perché in realtà se abbiamo stretto bene anche la nail form non abbiamo bisogno di un'eccessiva pinzatura. La mantengo per qualche secondo. E completo la polimerizzazione. Una volta uscita dalla lampada, quello che vado a fare è prendere un pochino di prodotto e vado a stenderlo a smalto su tutta l'unghia, facendo particolare attenzione nel giro cuticole, dove sto leggermente più altina, e vado a polimerizzare. Una volta che sono uscita dalla lampada, vado a mettere vicino alla zona delle cuticole il numero 605 Galaxy Star dalla Global, che è questo fantastico colore. Lo applico proprio attaccata alla zona delle cuticole. Quindi cerco di avvicinarmi il più possibile. E poi sfumo leggermente verso il basso. E vado in lampada. Adesso, ragazze, completo la struttura con il Pinky Baby, quindi prendo una quantità ovviamente maggiore, posso andarla a fare anche in più volte, e inizio a portarmi il prodotto vicino alla zona delle cuticole, dove mi rimarrà in trasparenza, vedete? Poi bene 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 nei laterali, scendete anche un pochino più giù per sicurezza. Io andrò a fare struttura in due volte perché l'unghia è veramente lunghetta, e vado giù. Magari mi posso bloccare anche qua e continuo dopo. Ho finito di fare la struttura, sto andando a sgrassare. È colato un pochettino, ragazze, ma poi dopo con la limatura aggiustiamo. Questa qui è la curva che ovviamente è imprecisa, dobbiamo andare a limare. Quindi iniziamo con la fase di limatura, stacco bene il prodotto e inizio a limare. Vedete alla fine la colorazione, che non è un rosa pesante, è molto lattiginoso e naturale.
stringo i laterali controllando gli spessori che ho da sotto. Ho finito la limatura, ho passato anche il buffer, quindi ora vado a sigillare con il top no wipe e poi lascio in lampada 60 secondi. Con lui, ragazzi, possiamo fare uno strato molto leggero, eh? Controlliamo sempre che sia tutto a posto nel riflesso e vado in lampada. Ed eccole qua, ragazze, queste qua sono le unghiette terminate. Io quindi spero come sempre che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se siete arrivate fino a qua, lasciate giù nei commenti l'emoticon con il cuoricino rosa. Io spero appunto che vi sia stato utile. Vi ricordo che sotto nell'info box troverete il link e i vari codici sconti da poter applicare, uno sulla spedizione e uno appunto lo sconto sui prodotti. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.